Una pizza servita con il sorriso. Il sorriso e l'entusiasmo di questi ragazzi speciali, autistici, che ogni ultimo giovedì del mese si trasformeranno in camerieri nel centro d'incontro Bruno Longo di Carmagnola, in provincia di Torino. Questo progetto è nato proprio per riuscire ad integrare questi nostri ragazzi speciali che sono autistici nel nostro mondo, per far vedere che sono ragazzi che, se presi con costanza, con amore, riescono a fare le cose che noi, che ci definiamo normali, quindi riescono a fare anche loro. Abbiamo preparato la divisa con il nome del centro d'incontro Bruno Longo, con dietro lo stemma e il nome di ogni singolo ragazzo che indosserà questa divisa. L'importanza di questo progetto viene riconosciuta anche da Luisa Di Biagio, psicologa e autistica, ospite della prima serata. Si può lavorare abituando anche persone molto sensibili a tollerare un ambiente chiassoso come questo. L'altro punto però è il capire che non bisogna fraintendere, capire che bisogna accettare, ecco, per esempio, che una persona autistica non ami essere toccata, o che possa non sentirsi a proprio agio nel guardare negli occhi, o che utilizzi le parole con significati diversi. L'iniziativa coinvolge i ragazzi del centro Villa Ottavia di Piobesi d'Alba, che già fanno parte della prima squadra di calcio di ragazzi autistici del Piemonte, e di una band musicale. Ad organizzare l'associazione Angeli di Ninfa, nata come gruppo di preghiera. Non manca mai il nostro rosario settimanale, proprio perché da queste preghiere le abbiamo tradotte in azione, quindi la preghiera che diventa azione.